ricordo io fienile, adesso ha proprio cambiato aspetto. Sopra fienile era tutto colorato perché piantavano la segale, piantavano le barbabietole per le mucche, le patate, si piantava sta segale, il grano saraceno, il mais no, noi no, non ne abbiamo mai piantato, non ce l'ho in mente quello. Andavo su con gli altri, si andava su a giocare, si vedevano tutte ste donne che andavano a tagliare il fieno al pomeriggio, dopo davano da mangiare, dopo aspettavano per la mungitura e quindi si trovavano a gruppi, diciamo, a spettegolare, non so, a parlare del più o del meno. E a me anche da piccola mi ricordo che mi piaceva andare con mia mamma quando si sedevano dalle 3 alle 5, perché alle 3 davano da mangiare le mucche. Poi aspettavano le 5 per mungere, quindi si radunavano tutte lì insieme a chiacchierare. Io, pur essendo giovane, mi piaceva sentire i discorsi che facevano. Di tutto si faceva, perché andavamo nei campi, andavamo anche a fare disastri certe volte, perché c'erano tutte le piantagioni di grano, di segale, di grano turco, e cosa facevamo? Noi andavamo in mezzo, tiravamo giù tutto, e loro non erano molto contenti, i proprietari. Quindi ecco, invece adesso, da quello che vedo, è proprio morto, cioè non c'è, a parte qualche attività di qualcuno, di animali domestici, adesso vai, non c'è più niente. Le stalle erano fatte tutte a due piani, perché al piano inferiore mettevano gli animali, le mucche o le pecore, e al piano superiore, diciamo, era più spazioso, dove si metteva il fieno quando era essiccato, però c'era anche la possibilità che quando il tempo, diciamo, era un po' in dubbio, ritiravano il fieno per non farlo bagnare e cercavano di farlo essiccare, diciamo, dentro la stalla. Quindi c'erano dei finestroni grandissimi a piano superiore. Sono tantissimi fabbricati e è stato chiamato addirittura un paese sopra il paese, perché sembra un paese dedito proprio all'agricoltura, all'allevamento, e si può vedere ancora oggi, anche se appunto è in stato quasi di abbandono, si può vedere comunque la grandezza dei vari fabbricati e anche l'estensione del fienile stesso.